fuoco è ancora attivo, l'emergenza è ancora dura, non è stato spento e si lavora in quota, circa 25 metri di altezza, sono ubicate 4 autoscale, 30 uomini, 3 autobotti. E ne avremo ancora per molto. Erano circa le 11 quando un incendio di grande dimensione si è propagato all'ultimo piano del palazzo che fa angolo tra via Lagrange e corso Vittorio Emanuele II e ha coinvolto le mansarde per l'intero isolato. Dopo diverse ore di intervento il fuoco sembrava essere sotto controllo, ma poi ripreso vigore e i vigili del fuoco hanno dovuto attuare un'azione di sbarramento con delle lance d'acqua in quota. 5 persone hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Si tratta di 2 agenti di polizia e un operaio che hanno riportato lievi ustioni e di 2 condomine fuori casa quando è scoppiato l'incendio che hanno accusato leggeri malori.